in questa maniera. Prima l'ho rappresentato, devo dire, diversamente, nel senso che quando si leggeva, per esempio, Stoccolmo, la prima frase qua, Stoccolmo si dice, no? In realtà sta per Stoccolmo, no? Quindi Stoccolmo diventa nel parlato Stoccolmo. Allora, all'inizio scrivevo così, Stoccolmo con la doppia K. Poi a un convegno, ricordo, un professore dell'università mi fece presente questa cosa, no? Che la parola non si può scrivere in maniera diversa nello stesso contesto, no? Per dire o cosmo e poi sto cosmo, perché la parola sempre quella è cosmo, no? Dice, in italiano sul vocabolario trovi, no? la parola sempre alla stessa maniera. Per cui questo mi ha fatto venire a pensare, e in realtà siccome il fenomeno è quello, cioè che quando la consonante iniziale, quasi sempre la consonante iniziale si raddoppia, e perché si è perduta una sillaba o una consonante della parola mamma, allora ho pensato di rappresentare sempre con un apostrofo, non come avviene, diciamo, comunemente anche nelle altre lingue, con un apostrofo la caduta della lettera, no? Facendo presente questa cosa, che chi lo legge ogni volta che c'è l'apostrofo non dovrebbe raddoppiare la consonante, per cui invece di dire sto cosmo mi afora dovrebbe dire sto cosmo mi afora. Ich è un gatto, c'è un io, c'è io cibri, io me, non quindi io sta per io, io ne cibri, io cibri, no? Poi io, quindi c'è questa. Salvatore, se mi permetti, a questo punto la cosa interessante, di solito spesso che succede? Succede che in testi in greco che parlano di greco.